Impresa VDA. Gli imprenditori valdostani si raccontano. Un ben trovati radioascoltatori del mattino Radio Proposte in Blu, siete in ascolto di Impresa VDA, qui Fabrizio Favre per questo nuovo ciclo di trasmissioni. L'ospite di questa settimana è Enrico De Girolamo, amministratore delegato di CIWA Energy, che ringraziamo per essere ai nostri microfoni via telefono. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ecco, prima di tutto un nuovo nome, ma CIWA è sempre CIWA, giusto? Certamente sì, CIWA non cambia, ma si rinnova, soprattutto per quanto riguarda l'immagine del gruppo e della sua società di vendita, che ha anche cambiato il proprio nome, oltre al proprio marchio. Infatti da CIWA Trading è diventata CIWA Energy, o CIWA Energie, a seconda di come la si vuole leggere. Ecco, in questi tempi di emergenza come azienda siete intervenuti con un provvedimento importante, iniziamo a illustrarlo. Sì, ancora una volta come gruppo CIWA abbiamo voluto testimoniare vicinanza al nostro territorio e lo abbiamo voluto fare come d'abitudine in maniera concreta, agendo in base alle priorità che questa emergenza ci ha posto. Abbiamo dapprima cercato di dare un aiuto tangibile e immediato all'USL, all'ospedale Parini, effettuando una donazione di 150.000 euro e acquistando 10.000 mascherine, che è un po' una merce rara in questo momento, da consegnare quando arriveranno. Dopodiché abbiamo contemporaneamente cercato di studiare delle misure atte ad alleviare la tensione finanziaria che questa situazione di crisi inevitabilmente creerà nel prossimo futuro. E la prima delle due iniziative è stata nei confronti dei titolari di bollette prima casa, che potranno vedersi sospesi i pagamenti per i prossimi 6 mesi a partire dalla bolletta di aprile, con rateizzazione in 3 anni a partire dal 1 gennaio del 2021 senza oneri finanziari. Questa operazione fa riferimento a un volume, se aderiranno tutti i nostri clienti, di circa 9,7 milioni di euro. La seconda iniziativa è invece nei confronti delle piccole e medie imprese del territorio, che sono quelle più toccate nell'immediato e potranno chiedere di sospendere il pagamento delle bollette di marzo, rivolgendosi a partire da lunedì, dal prossimo lunedì, alle associazioni di categoria, ad AVA, Confcommercio e Confindustria Valle d'Aosta, o direttamente ai nostri uffici. È stata predisposta una mail dedicata. E poi sempre nei confronti delle piccole e medie imprese, in questo caso non clienti ma fornitrici delle aziende del gruppo, abbiamo deciso di anticipare i pagamenti al 31 marzo di tutte quelle fatture che andavano in scadenza ad aprile e a maggio, per un valore complessivo di circa 3 milioni e 200 mila euro. Un impegno veramente importante, ne parleremo magari ancora dopo la pausa musicale. Torniamo agli studi di Proposte in Blu. Ecco, prima ha illustrato i 3 provvedimenti che sono insomma provvedimenti concreti e insomma così ha fatto un conto a spanne, ma insomma parliamo di una cifra decisamente significativa, perché è quasi una piccola manovra in qualche maniera, ma quasi una piccola manovra economica in qualche... Tenete conto che chiaramente queste bollette non è che vengono regalate. Sì, questo è chiaro. Ma si tratta però di uno spostamento importante nel tempo, perché riteniamo che il problema attuale sia proprio di natura finanziaria, cioè alle aziende manca l'ossigeno, esatto. Nel senso che si ferma la produzione e non hanno la liquidità per andare avanti, mentre ci auguriamo che nel prossimo futuro le aziende e i cittadini abbiano la forza di ritornare alla loro normalità e quindi anche di poterci, con la dovuta tempistica, ripagarci le bollette. Ecco, vicinanza agli utenti privati ma pure alle imprese, questo insomma è qualcosa che già da tempo c'è. Del resto CIWA anche si propone spesso come un partner delle imprese valdostane, con numerose convenzioni sottoscritte anche con le associazioni di categoria. Ce ne sono state diverse in questi ultimi mesi, anche prima di questo momento così difficile. Sì, certo. Come dicevo, stiamo dal punto di vista commerciale rinnovandoci, abbiamo un nuovo piano commerciale in corso di approvazione e proprio in questo ambito abbiamo voluto cercare di fare sistema con gli operatori economici della nostra regione, andando a valorizzare dal punto di vista commerciale la bellezza e la sostenibilità del nostro territorio e quindi facendo una vera e propria azione di co-marketing con questi operatori. Di qui la scelta di
stipulare alcune convenzioni con varie associazioni del territorio, cito ad esempio ADAVA, Confcommercio, Confindustria Valle d'Aosta, Ordini Professionali, la SIVA, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Ecco, diamo un'occhiata, magari poi approfondiremo anche dopo la pausa musicale, ai numeri aziendali. Ovviamente è ancora un pelo presto, però sul 2019 c'è qualche dato numerico che può essere indicativo? Sì, giustamente è ancora un po' presto per avere i numeri definitivi, anche perché, come tra l'altro previsto dal decreto Cura Italia, ci sarà una proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci e anche noi come bilancio consolidato. Però in questi giorni stiamo facendo consigli di amministrazione via telematica per approvare i vari bilanci delle società del gruppo. Posso dire che comunque l'andamento della stagione 2019 è buono ed è in linea con quello della stagione 2018, pur avendo avuto una minore idraulicità, che è un parametro importante per la nostra società rispetto al 2018, e anche una contrazione importante dei prezzi. Pensate che il PUN, il prezzo unico nazionale, che rappresenta la media dei prezzi dell'anno del 2019, è stato di oltre il 14% più basso rispetto a quello del 2018. Però possiamo già anticipare che l'EBITDA, che è il parametro dell'immagine operativo lordo del gruppo, si dovrebbe mantenere in linea con quello dell'anno precedente, quindi intorno ai 141 milioni di euro. Pausa musicale per noi. Terza tranche per Impresa VDA. Ecco, De Girolamo, al di là delle misure che avete varato, particolarmente significative, quindi mi ha detto che stavate lavorando un po' sul discorso dei bilanci, ci sono anche altri aspetti, magari, che insomma è chiaro che poi tutto è stato travolto dall'emergenza, però c'è anche qualche aspetto su cui magari stavate lavorando in questo periodo, magari poi è stato messo un attimo in stand by, però su cui avevate un po' concentrato la vostra attenzione? Sì, devo dire che siamo tutti molto concentrati su questa emergenza, ma siamo riusciti al contempo a mettere in sicurezza, in smart working, in disponibilità tutti gli operatori, quindi stiamo lavorando a pieno regime fortunatamente. I punti, i fronti su cui ci stiamo concentrando in questo periodo sono: lato vendita dell'energia, il nuovo piano commerciale che vedrà probabilmente ridefinire il portafoglio clienti, andando verso una strategia che guarda più la marginalità rispetto ai volumi. Sul fronte organizzativo stiamo implementando alcune modifiche relative ad esempio alla formazione e all'empowerment del personale, che è il vero asset intangibile dell'azienda, e alla creazione di un comitato strategico per monitorare il mercato e aggiornare le strategie del gruppo. E sul lato sviluppo stiamo tentando di crescere nonostante i vincoli imposti dalla legge Madia, andando a spostarci a monte sulla catena del valore, partendo dalla fase di sviluppo e o di realizzazione degli impianti. Ecco, prevedete nuove, insomma, in passato ci sono state diverse acquisizioni per cercare un po' di diversificare, siete sempre un po' attenti alle opportunità che si offrono in questo campo? Certamente sì, come dicevo prima, purtroppo i vincoli della legge Madia ci creano vari ostacoli in questo settore, ma nonostante questo il nostro ufficio sviluppo sta monitorando e stiamo valutando alcuni impianti eolici in Sud Italia ancora in fase di sviluppo per poter proseguire in questa diversificazione. Ecco, facciamo un po' di storia, nel senso che sul fronte societario in passato ci sono state sempre, chiamiamole, avance in varie maniere, con vari modi. Ecco, ci sono novità in questo senso? Ci sono stati ultimamente, su questo non si è più detto nulla, però la situazione ormai è questa, oppure ci sono altre situazioni in movimento, almeno che siano note a voi? Ma dunque, effettivamente nel passato, anche non recentissimo, abbastanza recente, abbiamo avuto delle proposte, magari alcune ufficiose, alcune ufficiali, magari dirette al socio. Sicuramente in questo momento difficile tutte le aziende si sono concentrate sull'emergenza e quindi in questo momento non mi risultano altre proposte, quindi per adesso noi proseguiamo con questa forza e tranquilli. Pausa musicale per noi. Gran finale per Impresa VDA.
siamo ancora con Enrico De Girolamo, amministratore delegato di CV Energie, o CV Energie come lo si vuole dire. Un saluto particolarissimo a chi in questo momento ci sta magari ascoltando via podcast. Da resto, dopo 10 minuti l'intervista la potete riascoltare o ascoltare per la prima volta se ve la siete persa, cercando il podcast sul sito di Radio Proposte in Blu. In più, l'intervista a livello cartaceo sarà proposta anche in settimana sul Corriere della Valle, quindi insomma per magari approfondire o per cogliere ancora meglio alcuni aspetti che magari si sono sentiti durante l'intervista. Ecco, passata l'emergenza, e purtroppo insomma le tempistiche sono non semplici da individuare, magari una volta vi avrei chiesto normalmente i progetti per il 2020, direi che è chiaro che qui bisogna spostarsi forse addirittura 2021-2022, però c'è qualche progetto leggermente più a lunga gittata che su cui magari potete spendere qualche parola in questo momento? Sì, sicuramente la domanda è corretta, oltretutto i nostri piani sono triennali generalmente. Ci sono progetti di sviluppo e acquisizione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, come dicevo prima, anche il revamping di alcuni impianti importanti in Valle d'Aosta, su cui stiamo valutando le autorizzazioni, e comunque il rafforzamento della nostra struttura operativa per farci trovare pronti nell'eventualità delle gare per il rinnovo delle concessioni. E questo è uno dei grandi temi che comunque tocca anche un po' in generale l'amministrazione regionale, questo tema delle concessioni. Certo, è un tema complesso su cui stiamo monitorando anche le evoluzioni normative a livello nazionale. Chiaro. Quando mi avvicino un po' alla conclusione della trasmissione, la domanda che faccio sempre è quella del sogno imprenditoriale. Quale può essere, insomma, c'è un sogno chiaramente, quello più grande di tutti è quello del che insomma a questo momento cessi il più presto possibile. Andando su un sogno aggiuntivo come impresa, qualche ulteriore riflessione guardando un po' più al domani che vi sentite di poter fare come CVA? Certamente il sogno sarebbe quello di porre le basi per avere una CVA campione a livello nazionale nella produzione di energia da fonti rinnovabili e oltretutto polo all'avanguardia nell'innovazione, sempre nel campo del green e dell'efficienza energetica. Insomma, una logica, spesso in passato si è parlato anche di distretto, quindi anche un po' una logica in questo senso sarebbe un po' un auspicio in qualche maniera. Certamente sì, e tra l'altro si sposa molto bene con gli obiettivi a livello europeo e nazionale di crescita in tutto il mondo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Benissimo, ringrazio De Girolamo per la sua presenza ai nostri microfoni. Grazie a tutti voi e agli ascoltatori. A tutti voi che siete in ascolto, buona mattinata e soprattutto perché ce n'è tanto, ma tanto bisogno, buona fortuna. Impresa BDA, gli imprenditori valdostani si raccontano.